se inizia così con un bel recap di quello che abbiamo fatto, dire guardiamocelo a sto punto. Bello, l'inizio era fighissimo, ci stava i braghioli. Find the raptor genome and get out. First, we need power. Oh, cacchio, questo era ricordo. Capito. We got it all. Our work, the genome. In order to offset the risk, further compensation is required. You want DNA? Safe under the stairs. Move. Hide now. Just stay there, alright? Ah giusto, eravamo finiti dentro la stanza l'ultima volta. Comunque ciao a tutti ragazzi, sono Dark Hero, in questo bellissimo video, come vedete siamo sul visore e giochiamo a parte 2 di Jurassic World Aftermath. Vediamo un po' cosa succede adesso. Dove siamo? Hey, is that a, what is that, a tape recorder? Wow, my goodness, that's vintage. You know, there's a new device now called a smartphone. La prende in giro perché usa il coso per registrare vecchio stile. Well, I certainly appreciate that. What if you need to make a call? You know, you're trapped. C'ha ragione, senza il cellulare che fai poi? What are you gonna do then? Non puoi fare le chiamate. Sopravviverò, lo vedremo, perché alla fine quello che fa tutti i casini, che sta in mezzo ai rischi, sono sempre io, il povero Sam Dark Evil. Hey, so oramai ho perso l'identità. I'm a Raptors. Yeah, from the badge, I thought you might be starting at the park. There are some geneticists who want to make the world safer. Oh, idilo. Surely you'd want them on the inside. Non mi sputerete addosso questa volta. Ah, ma c'è ancora sto coso. Arrogance. That control is anything other than a variable in a system. Sì, il controllo è una variabile. Hey, maybe you could interview one of these geneticists next. Ask them how safe they'd feel trapped and alone. With talons scratching at the door? No, no. No, grazie. Ce l'hanno avuto abbastanza. Comunque, salvo. Ok, sì, quindi adesso dove ci troviamo? In questo preciso. Sono così alto. Say one scientist was determined to make a difference. To change the world. Perché non ci stanno i sottotitoli? Perché tutto bianco e nero? Wasn't the result of one person, not Mizrani, not even Hammond. It's the result of a society, a system. Giustamente, società. Technological progress above its own survival. Io cerco di comprendere tutto quanto. Dico questo, non me lo ricordo nemmeno che ci sta. Who are you really? Nonno. Mia. Mia, non ho armi. Mia, non ho armi. Sì, sì, ci sono. Sì. Aspetta, però. Non ci sono i sottotitoli. Ecco qua, perfetto. Dove sta? Questo. Sistema automatico della Ops Room. E qual è? Questo, ok. Ok, Fire Suppression, che è questo. E cosa fa adesso? Spara. Che sta succedendo? Che cos'è quel fuoco? Stiamo bruciando? Ah. Ok, tipo un fumo che li allontana. No, non voglio uscire subito. Adesso che ci siamo liberati dai Raptor, io sono tranquillo qui. Finalmente c'è pure questa bella lampadario che se salto lo tocco. Vabbè, dobbiamo proseguire, vero? Dobbiamo andare a prendere il DNA di Blue dopo tutto. Che cosa ho colpito? Era il mio microfono, aspettate. Ok. Porca pupazza, che casino. Bello questo effetto. Guarda là, che hanno combinato. È tutto distrutto adesso. Questo penso. Ma siamo al sicuro adesso. Senti, ok, è chiuso tutto quanto, perfetto. E come sono usciti i Raptor? Dove sono usciti i Raptor? Questo non mi fa sentire sicuro comunque. Questo mia è... tutto a posto in teoria. Manca un fusibile penso qui. Ok. Vediamo. Qua dentro c'è qualcosa. Vediamo un po'. Il computer è ancora acceso. Sotto al tavolo. Quello dice. Aspetta, voglio vedere un attimo se il computer me lo fa fare. No. Mi sembra di essere più alto l'ultima volta che ho giocato. Che cazzo.
What? Non mi ricordavo che era così alto, Sam. Sono cresciuto io. Vediamo un po'. EMF reader. Oh. It tracks electronic frequencies. Nodes, devices, or anything fitted with an RFID tag. Ah, questo. Ah, è questo qui, ok. Ah, è tipo come l'altra volta che giocammo. C'era questo che pulsava, ma adesso ci dice meglio, forse, immagino. Aspetta. Così. Ok, devo cercare la fonte. Sento che fa cose, però. No, qua è diminuito. È come se fosse qui. O mi sbaglio? Questo è il mio letto. Ah, ok, vedi, così allora. È qua vicino. Oh, è qui. Eccolo qua. Ok. Capito. Perfetto, questo adesso lo possiamo mettere. Questo lo posso chiudere. Yes, yes. Sì, ho visto. Ah, ok, già ce l'avevo. Mi dimentico che cosa che funziona il gioco. Ok. Ah, ok, quello funziona? Ok. Ah, una camera criogenica. Ok, andiamo alla stanza questa qui. E dobbiamo accendere l'energia. Ci sono Raptor, vero? Mia? Io non so dove sono finiti i Raptor. Però vabbè, di sicuro là dentro dovremo andare prima o poi. Vediamo, corporate. Ecco qua. Davvero, no, a Residence stanno un sacco i Raptor, di sicuro. Ok, sì, infatti ti servirebbero, mi sa, le medicine. Ok, adesso dobbiamo andare fino a Residence, che se ricordo bene era A. Aspetta, ma adesso non vedo più la mappa qua sopra, e questo è un bel problema. Come... ok, ecco qua. Che non me lo faceva togliere. Ah, perché devo tenere premuto? Sì, ok, devo tenere premuto, perfetto, meglio. Che non mi trovo. Guarda, mi sento molto più alto. Ci do una testata lì. Che cacchio è successo? Vabbè, ok, sono cresciuto a quanto pare, non lo sapevo. Perfetto, ecco qua. Ah, è sempre bello giocare a questo gioco però, eh. Ecco qua, perfetto. No. C'è un Dilo lì. No, no, eh. Io non ci sono. No, ok, se n'è andato. Non mi sento sicuro, però non c'ho la torcia. È giorno, questo vi picchia. Veloce. Quindi l'ascensore. Premi, premi. Ok. E ancora non mi sento sicuro. Oh, fuck. Allora, ok, adesso dobbiamo andare a prendere un altro ascensore. Mi aspetto Raptor. E sono sicuro che ci picchieranno. Salve. Ci stanno Raptor. Sento un po' di casini, però non vedo nessuno. Vabbè, nel frattempo io me la faccio molto stealth, ma anche molto veloce. Lì vedo tipo un effetto, come se sentisse un audio. Ok, ma che devo andare qua? No, devo andare... allora, li sento, ma non li vedo. Ok, penso di essere sicuro per adesso. Stranamente, non ci sono. Però li sento. Stanno qui. Eh sì. Stanno dentro i muri, in pratica. Bella quella testa di T-Rex. Spero non sia un T-Rex vero, ma uno finto che hanno appeso. Che se tipo un T-Rex vero è una tristezza. Ok, sono qui in pratica i Raptor. I Raptor. Continuo a sentirli. Non so se mi conviene uscire. Stanno dietro quella porta, credo, adesso. E infatti... allora, se facevo veloce forse ce la facevo. Ok, no, aspettiamo. Aspettiamo perché ci sta questo bel Raptor qui. Non è Annie, per fortuna. Non è Annie. Non mi ricordo i nomi, ragazzi. Me li vado a recuperare la prossima volta, così li chiamerò per bene. Veloce, veloce, veloce.
Ok. Ora, da qui dobbiamo entrare dentro lì e prendere l'ascensore. L'ascensore. Aspetta, prima questo non si sa mai. Ok, veloce. Veloce, Sam. Perfetto. Ok, dovremmo essere a posto. Uff. Ok, quindi c'è tu, c'è pure da... Ti ricordi ancora quello che dicevi? Wow. Vabbè, giustamente loro sono di rango più alto in confronto a te, quindi hanno di tutto e di più. È come vivere a Bel Air. Sì, davvero mi sento molto più alto in questo gioco. Cacchio, è successo? Devo ricordare. Cos'è quel coso laggiù? Vedo che si illumina. Bello, un bel posto. Il soffitto è un po' caduto, ma tutto bene. Ok, Mia, quindi qui c'è un altro ascensore, ma sembra scassata. Dice che devo andare di qua, ma di qua non posso andare da nessuna parte. Mia, mi stai guidando? Ok. C'ho il navigatore di Google sulla mano, ho capito. Allora, immagino che devo andare qui, ma non posso andare perché ci stanno i navigatori. Posso? Non lo so. Wow. Ma è aperto qui. Se arriva un Optera mi fa male. Bella quella, quelle ammonite a terra. Ok. Ah, sono fortissimo. Ciao compi. Ciao compi. Ok. Ok, dove devo andare? Ovviamente la farò attenzione. Allora, quindi sono i compi qui. Sono loro i miei nemici. Uah! Sono fortissimo. Con una mano stacco i rampicanti. Te l'ho detto che c'erano i Ptera. Me l'avevo detto. Perché il soffitto aperto mi dice qualcosa di Ptera. Un bel letto. Posso... non è più un bel letto. Porca puttana, quanti ce ne sono! Ok, non mi avvicinerò mai più a questo letto. Fuori c'è... È una montagna? Sì, è una montagna. Ok. Questa musica non mi... pure la vasca da bagno ci sta. Peccato che penso non funzioni più niente qui. Posso portarmi con me la carta igienica nel caso in cui mi succeda un'emergenza? No, non la posso prendere. Il libro? No, niente. Scherzavo allora. Ok. Qua c'è un altro buco nel soffitto, ci starò molto attento. Che sinceramente non mi fido. Bello, mi piacciono questi lampadari. Sento dei rumori strani. Un altro buco nel soffitto. Ok. Belle. Queste cose che sono libri, non capisco. No, sono... Ah, le coperte, ok. Oh, paracadute. Chi è caduto qua? Carlos, è vivo? Oh, no. Ciao, Ptera. Ciao. Senti, io... No, non sto facendo niente. Guarda, amico mio. Se non ti dispiace, guarda, io devo andare, penso, lì. Ci sono problemi? No, non voglio prendere le tue uova, non mi interessa, non sono quella tipologia di persona, non faccio parte dello staff di Jurassic Park 3. Sono solo un povero gabbiano, un povero... come si chiama? Tipo hacker. Sì, me ne vado. Ciao, è stato un piacere. Bei denti, non dovresti averceli. Ciao, addio. Non penso che lo troviamo a Carlos. Ah, se lo troviamo mi fa piacere in realtà, perché almeno non siamo soli. Ok. Bene, quindi mi sa che ci aspetteranno i Ptera. Oh. Ti ha salvato la vita, Carlos. Posso? Sì. Ci provo a sopravvivere? Sono morto parecchie volte in realtà giocando. Però. Cos'è sto rumore?
Va bene. Ok, ci stanno dei cavi, penso che debba collegarli. Sì, ma è sicuro. Vabbè, c'ho i guanti, in teoria non dovrei prendere. Ma posso allungarli come voglio io. Sì, abbastanza. Nice. Ok, che poi tra l'altro posso pure staccarli, immagino. Ah, questo forse mi servirà più avanti. Ok, basta. Bene. Però serve... Ah no, ok, si è aperto da solo. Pensavo che servisse la carta. C'è presente, no? No. Oh, ma che bello che sei. Ok, non mi aspettavo di trovare questo bel visitor center di Jurassic Park. Molto, molto figo. Nice, molto simpatico. Bene, vediamo. Ptera, tanti ptera. C'è una libreria, c'è uno ptera. Via, 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 via. Allora, io non mi fido in realtà. Quando c'è il cielo aperto e ci sono i ptera che volano sopra, mi sento sicuro. Ok, siamo nella libreria. Me l'aspettavo più grande in realtà. E niente, mi sa che qui nella libreria concludiamo questo video. Continueremo la prossima volta, non voglio fare un video troppo lungo. Niente ragazzi, è stato un piacere, spero vi siate divertiti. Parte 2 sembra molto interessante. E secondo me la prossima volta sì, ci aspetterà un bel attacco degli Ptera. Quindi state pronti, state freschi. E lì c'è un altro bel dipinto simpatico. Alla prossima, ciao!